E Ben Nasser se n'è andato in Coppa d'Africa. Bene ragazzi, innanzitutto buon 2024 a tutti, è il primo gennaio, ma ci tenevo comunque a fare un video, intanto perché domani già si gioca Coppa Italia contro il Cagliari, quindi non è certo il classico momento di relax delle feste di Natale dove in genere il calcio si ferma. In questa stagione si è andati avanti con la Serie A, con la Coppa Italia e quant'altro, quindi poi è giusto proseguire a fare i video. E poi perché insomma è successo qualcosa che mi ha fatto storcere un po' il naso, sinceramente. E cioè il fatto che Ben Nasser se n'è andato in Coppa d'Africa. Allora, non mi ha fatto storcere il naso in particolare il fatto che ha deciso di andare con l'Algeria in Coppa d'Africa. Alla fine è un nazionale algerino, dall'infortunio sembra essersi definitivamente ripreso dal grave infortunio che aveva avuto a maggio dell'anno scorso. Quindi è giusto poi rispondere alla convocazione della propria nazionale. Anche se poi è un po' fastidioso, devo dire la verità, vedere il proprio giocatore che se ne va in Coppa d'Africa, specie quando sei stato mesi ad attenderlo, però insomma sapevamo che poteva succedere, quindi questa è una cosa che non mi ha dato fastidio più di tanto, me lo immaginavo. Quello che mi ha dato un po' fastidio è il fatto che il Milan aveva chiesto alla nazionale algerina di poterlo tenere almeno per un paio di giorni in più, proprio in vista della sfida contro il Cagliari che abbiamo domani, 2 gennaio, alle 21 di Coppa Italia. E la nazionale algerina ha risposto no. E questa cosa un po' mi ha dato fastidio perché sinceramente noi abbiamo passato veramente mesi, avvertendo la mancanza di Ben Nasser a centrocampo perché è un giocatore, è un centrocampista con caratteristiche uniche, secondo me, all'interno del Milan, lo era l'anno scorso e lo è anche quest'anno perché abbiamo comprato tanti centrocampisti, ma nessuno che ha le caratteristiche di Ben Nasser. E quindi abbiamo veramente passato dei mesi a sperare che lui si riprendesse il prima possibile. Si è ripreso, ha ricominciato a giocare titolare da un paio di settimane. E non solo te lo devi vedere andare via per un mese per la Coppa d'Africa, poi quanto sarà via dipende da quanto l'Algeria durerà nel torneo, ma l'Algeria in genere è una di quelle formazioni che va avanti a lungo, ha anche vinto delle edizioni, è arrivata in finale, quindi sicuramente mi immagino che Ben Nasser sarà fuori per diverse settimane. Ma oltre a questo, ti devi anche vedere negata la possibilità di averlo per una partita in più. Alla fine si trattava veramente di ritardargli un paio di giorni la sua preparazione con la nazionale algerina per averlo contro il Cagliari perché obiettivamente ci serviva. Perché contro il Cagliari abbiamo una situazione a centrocampo indecente. Mannaggia a me che qualche settimana fa, nella partita dove si è fatto male, Pobega, mi pare, contro il Monza, un paio di settimane fa, ho detto: ah, peccato, Pobega si è fatto male, vabbè, abbiamo abbondanza a centrocampo in questo momento. Non l'avessi mai detto, me la sono chiamata pesantemente perché Pobega infortunato, e ovviamente quando qualcuno si infortuna al Milan non è mai, non so, l'affaticamento muscolare, il fastidio che dura 1 o 2 settimane e poi il giocatore torna come nuovo. No, ovviamente no. L'infortunio gravissimo di Pobega che starà fuori 4 mesi, operazione chirurgica. Figurarsi, figurarsi. E purtroppo questo si va ad aggiungere a diverse altre defezioni. Quali sono quella di Musa, che su Musa anche qua ci sarebbe da aprire un capitolo a parte perché era un affaticamento muscolare, così era stato detto da comunicazione del Milan. Ma noi sappiamo che nel Milan quelli che vengono definiti affaticamenti muscolari possono durare eoni, ere geologiche. Ricordiamo l'affaticamento muscolare di Kier, che era avvenuto a inizio ottobre, e Kier l'abbiamo rivisto a metà dicembre, quindi un affaticamento muscolare di 2 settimane e di 2 mesi e mezzo, magari 2 settimane e mezzo. Musa uguale, era stato definito come un affaticamento muscolare, quindi dice, vabbè, salta una partita, massimo due, poi rientra. E invece no, ovviamente ne salta una, ne salta due, ne salta tre, adesso salterà anche questa col Cagliari, chissà, forse si cerca di recuperarlo per l'Empoli, così già hanno detto, ma io sono già pronto a mettere la mano sul fuoco con l'Empoli, non recupererà. Al massimo se proprio ci va di lusso per la panchina, ma giusto lì a metterlo come un cartonato per far presenza perché non sarà mai pronto per giocare. Quindi abbiamo Pobega rotto 4 mesi. Musa che l'affaticamento muscolare casualmente durerà un mese o su per giù così, perché è già da settimane che questo affaticamento si trascina in avanti, la solita comunicazione fantastica del Milan sugli infortuni. E poi abbiamo Ben Nasser, che appunto se ne va in Coppa d'Africa subito, quindi non sarà disponibile neanche per queste partite di Coppa Italia. E come se tutto ciò non bastasse, abbiamo Krunic che ormai è un separato in casa. Quasi sicuramente a questo punto verrà venduto nel mercato di gennaio. Ma in questo momento ci avrebbe fatto comodo. Ovviamente Krunic è stato messo sempre titolare quando nessuno voleva vedere. E invece adesso che magari Krunic farebbe comodo vederlo in campo perché,
abbiamo una moria di centrocampisti. Krunic è praticamente fuori rosa, non lo si vede più, non esiste, è una presenza eterea ormai, è lì, ma non è lì, non si può neanche scaldare, non può neanche fare 10 minuti, niente. E di conseguenza noi ci ritroviamo a centrocampo con Loftus-Cheek, che per fortuna sembra essersi ripreso dall'infortunio e al momento non ha nuovi acciacchi, ma incrociamo le dita perché non si sa mai. Reinders, che è l'Highlander, lui non si fa mai male, se riusciamo a rompere pure lui che è 3 stagioni che gioca 50 partite a stagione, siamo veramente i king, gli assi di briscola degli infortuni. E poi abbiamo Adli, anche lui che è stato tenuto in una teca, rispolverato così ogni tanto per qualche momento raro in delle partite, che adesso dovrà probabilmente giocare titolare col Cagliari. Perché, ripeto, col fatto che Krunic è praticamente fuori rosa, non abbiamo altri. Ti devi affidare solo alla primavera, Zeroli che è entrato l'altra volta alla primavera, ma veramente non abbiamo nessun altro, zero. Quindi la nostra abbondanza di centrocampisti, togli Musa, togli Pobega, togli Bennacer, togli Krunic, da che avevamo 7 centrocampisti ne abbiamo 3 ora, di cui uno Adli che è stato usato pochissimo. Quindi probabilmente il centrocampo titolare del Milan contro il Cagliari sarà Loftus-Cheek, Reinders, Adli. Un centrocampo un po' inedito che speriamo riesca a fare bene, ma senza cambi, ripeto, se non prendendo Zeroli dalla primavera, visto che Krunic non esiste più, a quanto pare. E qui adesso abbiamo emergenza centrocampo, dopo aver avuto anche emergenza in difesa, perché in difesa sappiamo, abbiamo soltanto Kier e Simic disponibili, uno è un aggregato alla primavera, Simic, l'altro Kier è uno sempre sul chi va là, perché si può infortunare nel 2x3, già ho letto, non si sa se riuscirà a partire titolare contro il Cagliari, dopo aver giocato solo 3 giorni prima contro il Sassuolo, capito? È un calciatore professionista, capisco che ha i suoi 35 anni, i suoi acciacchi, però se non riesce a giocare 2 partite nel giro di 3-4 giorni è un problema per noi che abbiamo moria di centrali. E quindi anche lì sembra a questo punto che Gabbia tornerà, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a darci una mano, ma insomma è Gabbia, può darci una mano, ma non può essere il nostro nuovo centrale di riferimento. E quindi immagino che si debba andare sul mercato. Spero che questo Milan abbia un minimo di forza economica per andare sul mercato a prendere un centrale. Voglio dire di peso, però un centrale valido, ecco, non il Gabbia della situazione. Gabbia, ok, lo teniamo come turnazione, come giocatore da turnover se c'è bisogno, visto che non abbiamo centrali, ma vorrei un centrale valido. Si parla di Lenglet, ok, potrebbe essere un'idea, anche se non mi fa impazzire, però un giocatore sicuramente con esperienza. Se sono fatti tanti nomi, vedremo. Io spero che il Milan agisca e spero che agisca in fretta. E probabilmente dovremmo agire anche a centrocampo di questo passo, perché ripeto, senza Bennacer e Pobega lungo, con Krunic che è destinato ad altri lidi, anche se Musa dovesse tornare, saremmo molto contati a centrocampo. Quindi forse anche lì un centrocampista farebbe comodo, ma anche qui punto interrogativo. Nomi ne ho sentiti, ma nulla di concreto. E con questo difensore, con questo centrocampista, dovremmo agire abbastanza in fretta, perché adesso abbiamo la moria e adesso le partite ce ne sono tante comunque. Adesso si gioca appunto Coppa Italia, fra qualche giorno Serie A, poi ci sarà una partita a settimana, mi pare, però appunto tutti i weekend a Serie A e dobbiamo avere un po' più di difensori centrali, un po' più di centrocampisti a disposizione. Davanti si parlava di una punta di riserva per Giroud o di una punta che poteva prendere il posto di Giroud, Guirassy e chi per lui, ma tanto so già che davanti non faremo niente, visto che abbiamo emergenza centrocampo e difesa, credo che verrà data la priorità a quelle. Come al solito il discorso della punta verrà rimandato più in avanti, verrà rimandato quest'estate, sperando che poi quest'estate non la rimandino ancora oltre, perché noi sono anni che rimandiamo il discorso della punta, prima prendiamo Ibrahimovic a 40 anni, poi Giroud a 36 e rimandiamo il problema, che tanto poi si pone ogni anno perché giocatori di una certa età non possono reggere a lungo. Insomma, e quindi e questa è un po' la situazione vista la partita di domani. L'unica cosa buona è che almeno Chukwueze, lui, che anche lui deve andare in Coppa d'Africa, sembra aver ottenuto il via libera dalla sua federazione per stare un paio di giorni in più col Milan e quindi partirà titolare probabilmente contro il Cagliari, quindi la formazione contro il Cagliari, come detto, vedrà il centrocampo che ho detto prima, quindi con Loftus-Cheek, Reinders e Adli. In avanti ci sarà Chukwueze, appunto, che partirà titolare con Leao dall'altro lato, probabilmente Jovic, che farà respirare un po' Giroud, mi sembra una scelta giusta. In porta Maignan, in difesa, ecco, bisogna vedere. Kier non riesce a giocare, allora che facciamo? Simic e Theo centrali con Florenzi e Calabria ai lati? Non lo so, un po' di ansia ce l'ho per questa partita. Non è che il Cagliari mi spaventi chissà quanto, ma in queste condizioni qualunque squadra può essere un problema. L'abbiamo vista, la Salernitana ci ha messo sotto, il Sassuolo ci ha messo in difficoltà, quindi tutte le squadre, anche quelle che lottano per la retrocessione, possono essere un grosso problema per noi in questo momento. Vedremo, perderemo per la punta anche Chukwueze, dalla prossima, ma almeno in questa ci sarà e speriamo possa fare bene.
prima di andare in Coppa d'Africa. Questa è un po' la situazione del 1º gennaio in vista della prima partita del nuovo anno. Speriamo di iniziare il 2024 bene, anche perché questa Coppa Italia a me piacerebbe personalmente provare a vincerla, perché io vi ricordo sommessamente che è uscito già il Napoli, ok, ma soprattutto l'Inter. L'Inter è la nostra bestia nera. Ogni volta che la incontriamo in Coppa Italia, così come in campionato, le prendiamo sonoramente. E il non avere l'Inter in Coppa Italia potrebbe, condizionale, essere interessante. Potrebbe darci qualche chance in più, magari, di riuscire a portare a casa questa coppa, di andare più avanti, perché sennò noi dovevamo incontrare l'Inter in semifinale. Se passavamo entrambi, già lì sapevo che finiva la Coppa Italia. Senza avere l'Inter io un barlume di speranza ce l'ho, quindi spero che la squadra prenda dal punto di vista giusto questa competizione, inizi bene con il Cagliari vincendo e andando poi ai quarti di finale, poi lì si vedrà. Insomma, almeno non uscire agli ottavi come l'anno scorso col Torino, ecco, perché quest'anno trofei non ne vedremo. La Coppa Italia è forse l'unica speranza, secondo me, di un trofeo che si può vincere. Spero che la squadra l'approcci con questo spirito. Va bene, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate della situazione Bennacer, degli infortuni, della partita imminente con il Cagliari nei commenti. Mettete un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati per i video che pubblico quotidianamente. Noi ci vediamo domani per il post partita di Milan Cagliari. Ciao ragazzi.